Beh, ringraziamo gli amici del raduno Vespa Club Salerno e con l'occasione oggi abbiamo veramente l'onore, direi anche in un momento di grande sensibilità, del capotreno Orefice Gennaro. Persona egregia, io ritengo che è stato un emblema perché ha rappresentato un momento particolare della città di Salerno, di quella triste notizia che purtroppo, ahimè, abbiamo avuto la perdita di quattro giovani tifosissimi della Salernitana. E in questa occasione ho voluto che l'amministrazione comunale porge a qui presente amico Gennaro Orefice una targa ricordo, e voglio leggerla. Salerno 24 maggio 1999. Quattro ragazzi perirono nel rogo di tre vetture dal treno 1681, che trasportavano 1.500 tifosi della Salernitana Calcio da Piacenza a Salerno. Grazie al suo intervento coraggioso e quello degli altri colleghi in servizio, si è potuto evitare una strage più pesante. Riconoscendo il Comune di Salerno, nella rappresentanza del sindaco Vincenzo Napoli, dell'assessore al turismo e all'attività produttiva Alessandro Ferrara e all'assessore all'ambiente Massimiliano Natella, si conferisce una targa encomio al capotreno Orefice Gennaro. Con grande affetto, grande stima e in grande riconoscenza la città di Salerno e sicuramente tutta la tifoseria granata, nonché la città di Salerno, si stringe vicino a te e vicino a questi ragazzi che vanno sempre ricordati perché, diciamo, chi anche non c'è più per noi sarà sempre presente. Quindi grazie di cuore Certo. veramente. Accetto di cuore presente, sì, accetto di cuore questo presente, perché mi viene da una città a me cara, che mi ha adottato per un certo periodo nella mia adolescenza. E sono onorato, dell'amicizia, con l'assessore Alessandro Ferrara. Mi sento ancora più partecipe, del sociale di questa città, che non ho mai abbandonato col cuore, con la mente e con il mio fare culturale, perché Salerno è anche cultura, è molto di più. Grazie Alessandro, Grazie a grazie te, anche grazie al sindaco Napoli. Grazie.